Allora, sono le 3 del mattino, siamo a Gaeta, siamo in compagnia del solito Ciro Balestrieri, di Vincenzo, di Giampaolo Borra e di Alessio Casilli. Michele Prezioso, tutti per il team Tubertini. Proveremo le ultime bolognesi uscite in casa Tubertini in una battuta, in una sessione video dalla barca in bolognese. Tenteremo di pescare qualche spigola oppure qualche pesce che si butta nel guadino da solo, sarà molto più facile. Speriamo che tutto vada per il verso giusto, almeno stasera. In bocca al lupo. Allora, dopo due cale, un'oratina, un reale e un'occhiatina. Speriamo che all'alba i pesci diventino un po' più grandi. Un altro ciondolino. Ma
ancora un altro sparlo piccolo, però l'ora X è vicina, o almeno si spera che sia vicina, se no facciamo la X, la Y e la Z. Senti, tu che porti i risultati, quanto stanno i napoletani? Ho cambiato il terminale, abbiamo messo un AMO serie 15 numero 16. Vincenzo ha afferrato un pesce importante, penso sia un'orata. Ciro, passagli il guadino. Giampaolo ha afferrato un bel pesce e alle prese mi sembrerebbe più una spigola che o un sarago grande come quello di prima. Adesso, giusto per togliersi davanti, si è preso un'occhiata. Date il guadino a nonno Giampaolo, perché orata. Eccola lì. Bravo Giampaolo. A parte ci sono, adesso il problema è un altro, che questa qui non te la convalido perché c'hai la coppa e quindi... Abbiamo afferrato un pescetto, ma non credo sia... Ah, benvenuto! Benvenuto! Un'orata, un'oratina. Perfetto. Abbiamo già rilasciato, abbiamo effettuato il rilascio, tutto. Noi facciamo tutto in diretta, senza perdere tempo. Oratina,
Dov'è la mamma di questa bimba? Un'altra rata piccola. Avevamo parlato della zia, è arrivata la sorella più piccola. Ecco. Sparlus, diceti Sparlus. Palestrieri. Non accade. Siamo spostati, abbiamo pescato all'imbrunire nella parte esterna di quella scogliera lì, davanti al porto di Gaeta. Adesso ci siamo messi da quest'altra parte, c'è meno fondo, però la corrente è più insistente. E stiamo pescando sempre in bolognese, abbiamo delle montature diverse fatte su tutte e cinque canne. Abbiamo delle montature fatte con torpilla e scalatura di pallini negli ultimi 2 metri, con un terminale da 120 cm, galleggiante massimo 2 grammi. Invece c'è Giampaolo con la 7 metri dall'altra parte, che ha una scalatura completamente diversa fatta di soli pallini. C'ha una scalatura aperta in 3 metri, negli ultimi 3 metri. Non si può aprire di più perché qui il fondo, insomma, è 3 metri e mezzo, massimo 4. Il fondo irregolare perché non è omogeneo, il fondo che sale e scende, quindi ci sono delle dune e tentiamo di far pescare le nostre esche rasente il fondo, quindi poggiamo a volte anche dei pallini a terra. Una volta preso il fondale mettiamo una profondità maggiore di quella che praticamente c'è sotto la canna per cercare di far sostare un po' di più l'esca per terra, facendo toccare gli ultimi 2-3 pallini della coroncina. In bobina peschiamo col 16, con il Tatanka Evo. C'è chi ha montato il green e c'è chi ha il white. Io ho il white, su un Concept 2005. Stamattina all'alba pescavamo con una Dominator, con una Metal Power da 7 metri. Adesso invece abbiamo una 8306, una 6706 e una 6707 dietro. Tentiamo un'altra retta con il sole alto, sperando che qualche altro pesce venga a tuffarsi nella nassa. Appena siamo arrivati in questo posto, dopo 2-3 calate ho perso un bel pesce. Non abbiamo avuto neanche il tempo di... Eccolo qua, e ne ho perso un altro, perfetto. Hai preso? Aspetta un attimo che vediamo il guadino, aspetta un momento. Dai, è un reale. Certo è, quando peschi con attrezzi. Che ce l'hai pure tu?
Vabbè, 83 e 83, eh. Comunque stiamo parlando di Top Gun. Giampaolo ha ferrato un altro pesce. Tra l'altro Sara continua qua, Giampaolo. Sì. E un altro Sarago. Oh Giampaolo, non te lo vuole guadinare, eh? E allungati un pochino. Non ti preoccupare che non succede niente se ti allunghi. Sta boicottando, sì, sì. Eccolo lì. Però. Bello. Rientrati dalla battuta di pesca e siamo stati alla fine un 3 ore a pesca, abbiamo fatto un albeggio sperando di catturare dei bei saraghi e delle orate, qualche pesce uscito, non grossi come speravamo, però diciamo sufficientemente divertenti anche per testare le nuove bolognesi. Purtroppo due bei pesci, uno io e uno Michele, sono andati via, sono stati slamati, però diciamo che abbiamo messo a prova l'attrezzatura, abbiamo visto che comunque io in particolare ho pescato con la Metal Power. La Metal Power è una bolognese catalogo 2016, una canna molto potente, però nonostante la potenza rimane con una calciatura molto sottile. Quindi in mano rimane comunque abbastanza bilanciata, avendo un casting fino a 25 grammi, che insomma è un casting importante. E tra l'altro c'è anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Michele ha pescato con la Level Dominator, che è una fascia leggermente più alta, rimane ancora più bilanciata, molto bella, sempre una canna fino a 20 grammi, quindi permette tranquillamente di pescare saraghi e orate anche di dimensioni notevoli. E Giampaolo anche si era portato una 6907, che è sempre una canna, diciamo, per pesci importanti. E in bobina, noi avevamo imbobinato del Gorilla Black, bobinato su dei Moninelli Concept 4.500, 3.500, Michele ha pescato con il 2.500. E 8306 di fino. Loro, abbiamo provato. Loro hanno provato un po' ad andare più sul sottile, a provare a prendere anche qualche spigolo, magari un po' più, con terminale un po' più sottile. Abbiamo pescato tutti i terminali, fluorocarbon, carbon cost e carbon white. E allora, come dicevamo, vi salutiamo. Qui da Gaeta, una location fantastica. Ringraziamo Vincenzo, ringraziamo Ciro Cerbone del pescatore di Casalnuovo, Alessio Casilli, collaboratore Tubertini, nonno Giampaolo, quello vero, Michele Prezioso, a tutti gli amici della Fishing TV, alla prossima!